Sì, sono blu, dovevano essere viola, ma vabbè. Buongiorno a tutti, io sono Flame e prima di iniziare volevo ringraziare di cuore Ilenia per avermi fatto questa caricatura superlativa. Io non ho parole, sono onoratissima, è la prima volta che una persona che non appartenga alla mia famiglia mi fa una fan art. A parte che è veramente bellissima, ma sappiate che prima o poi ci farò un poster da mettere qua dietro da qualche parte, oppure ne farò una maglietta, qualcosa ci faccio. Bene, oggi devo parlare di un film... sbagliato, profondamente sbagliato in quasi tutte le sue componenti. Perché dico che è sbagliato? Sapete io come faccio a distinguere un film di merda o uno mediocre da uno buono oppure molto bello? Beh, faccio innanzitutto quello che farebbe più o meno chiunque, ovvero cercare di capire il film innanzitutto, di capire quello che vuole dire il film, che mi piaccia o non mi piaccia, questo è un altro discorso. La prima cosa da capire è che cosa volevano dire gli autori, il messaggio che volevano mandare, il linguaggio che utilizzano per comunicarti tale messaggio e quindi di conseguenza il genere e il tono del film. Dopodiché guardo se il tono e il genere calzano con le intenzioni che avevano gli autori, ovvero col messaggio che volevano mandare, che avevano intenzione di mandare, o comunque con la storia che volevano raccontare. Poi le tempistiche narrative, la solidità della trama e poi segue tutto il resto. E il resto sono una marea di cose: il character design, le battute dei personaggi, le musiche, gli sfondi, gli effetti sonori, una barca di cose, la regia, la scenografia, e solo alla fine ci metto anche in mezzo il mio parere, ovvero guardo se l'effetto finale mi è piaciuto oppure no, basandomi sui miei gusti. In genere, se un film è brutto, ho sempre questa sensazione, guardandolo anche la prima volta, di incoerenza. Lo sento che c'è qualcosa che non va, ma lo schermo mi dice: stai tranquilla, va tutto bene, spegni il cervello, goditi il film. Per cui alla fine della visione rimango perplessa. Ma sempre succede, la prima visione intendo. Quindi che accade? Accade che me lo devo rivedere per capire che cosa c'è che non quadra. E alla seconda visione, quando noto che cos'è che non quadra, succedono due cose: o mi incazzo come una bestia oppure mi angoscio. Tranne ovviamente nel caso di Frozen, per cui mi sono soltanto cadute le palle. Ma cosa succede quando mi angoscio? È molto peggio di quando mi incazzo, perché la rabbia arriva lo stesso, ma arriva dopo più ferocemente. È stato il caso per esempio di The Killing Joke. Per Baby Boss invece cos'è successo? Ho provato angoscia, quindi mi aspettavo poi di incazzarmi, successivamente di incazzarmi come una mina. Invece no, invece dopo l'angoscia è arrivato lo schifo, che è evoluto poi in isterismo e poi evaporato in una nuvola di snobismo e senso di superiorità. Perché io ho capito benissimo quello che questo film avrebbe voluto dire. Voleva raccontare una situazione particolare che può verificarsi quando arriva un nuovo fratellino in famiglia, che essendo piccolo prende tutta l'attenzione dei genitori, provocando quindi un sentimento di gelosia nei fratelli maggiori. Ma ho anche capito il genere e il tono scelti per parlare di questa tematica. Genere commedia familiare, tono comicità slapstick demenziale. Nella recensione di Strange Magic ci ho tenuto tantissimo a far notare quanto la scelta del genere e del tono impongano di ignorare certe cose che normalmente si classificherebbero come mancanze del film. Per esempio, in una fiaba non è davvero importante rappresentare in modo realistico le cose, come per esempio una relazione d'amore, perché la fiaba, essendo una fiaba, parla già in un linguaggio idealizzato. Ecco perché spesso vengono rappresentate persone che si innamorano a prima vista, perché è l'idea che conta. Per un fantasy sarebbe già diverso, perché il fantasy è un'altra cosa, è un'avventura. Quindi il genere è essenziale per capire in che lingua ti sta parlando il film, mentre il tono ha la stessa funzione del tono della voce quando parli con qualcuno. Se è più cupo o è più formale, significa che devi prendere la storia sul serio, probabilmente si tratterà di qualcosa di realistico. Se invece è più luminoso, scanzonato, con un umorismo surreale, probabilmente non devi prendere quello che stai guardando in maniera troppo realistica e seria. Forse stai guardando un prodotto comico, qualcosa che è lì solo per farti sorridere e divertire nel frattempo di parlare di qualcosa di interesse comune. Insomma, aiuta a capire in che modo dobbiamo approcciarci al film, in che modo dobbiamo prenderlo. Non è detto che in un film comico non possono esserci momenti seri, però come non è detto che in un film serio non ci possono essere battute comiche, momenti stupidi, divertenti. Nel primo caso spesso spezzare la demenzialità della trama con qualcosa di un pochino più concreto e serio aiuta a godere
vedere il resto della pellicola, ne beneficia il film grazie a questi intervalli. Per esempio, Strange Magic ha un umorismo demenziale o comunque surreale dall'inizio alla fine, con soltanto un breve momento in cui si appoggiano i piedi per terra perché si sta parlando di cose importanti. Viceversa, nel Re Leone ci sono diversi intervalli comici. Allora, una volta stabilito tutto questo, capirete che è abbastanza facile mandare a puttane una pellicola se sei incoerente col genere, tono o storia che hai scelto di raccontare. Per esempio, se rendi troppo serio, serioso e pesante un film che nel suo succo è una storiella all'acqua di rose, oppure applichi la comicità demenziale slapstick a tutti i costi in una commedia familiare, laddove almeno un pochino ci dovrebbe essere un approccio realistico con la realtà, non totale ovviamente, perché le commedie familiari sono sempre stupide e divertenti, ma deve crearsi una sorta di situazione realistica in cui tu ti puoi rivedere. Perché se presenti situazioni che sono già alla base poco credibili, in cui non ti ci potresti mai rivedere perché sono troppo lontane dalla tua realtà, di conseguenza non riesci a intravedere una parodia in ciò che stai guardando, stai semplicemente guardando una cosa che non può essere e non fa più ridere. E a quel punto l'unica cosa che puoi fare è applicare la tecnica che si adotta di solito con i cinepanettoni, ovvero spegni il cervello completamente fino alla fine del film e metti in posti la risata automatica ogni volta che senti una scoreggia. Ecco, questa è la descrizione di Baby Boss, tirando le somme e dire che la cosa che mi fa più strano è che il regista non è un coglione, è un artista che io stimo tantissimo e che ha fatto pure un buon lavoro, perché la regia in questo film è buona, è una delle cose che funzionano meglio. Si tratta, per la cronaca, dello stesso regista di Megamind e Madagascar, McGrath. Ma perché, nonostante McGrath, questo film alla fine risulta una cagata pazzesca? Perché ormai lo sapete, se è da tanto che seguite i miei video, la regia è sempre una cosa di minore importanza rispetto alla sceneggiatura. E alla sceneggiatura stavolta troviamo l'esimio Michael McCullers, che ha curato capolavori come il film del 2004 sui Thunderbirds, Baby Mama, Mr. Peabody e Sherman e Hotel Transylvania 3. Però mi rendo conto che detto così non significa nulla. Sembra che sto parlando a casaccio, quindi facciamo partire il film che vi spiego cosa intendo. Il film inizia con la voce di un Tim Templeton adulto, il protagonista per la cronaca, che ci racconta di quando aveva 7 anni. Nel frattempo assistiamo alle sue fantasie di gioco e ci viene fatta notare la sua fervida immaginazione. You see, I was 7 years old and back then you relied on your imagination. Aveva un'immaginazione così fervida da vivere in un mondo allucinante tutte le volte che giocava. Due cose sappiamo da subito, quindi. Una è che lui ha una visione del mondo tutta sua particolare. E due, che è abituato ad un'attenzione stratosferica da parte dei suoi genitori. Impariamo anche che i suoi genitori lavorano nel settore marketing di un'azienda chiamata Puppy Co. E devo dire che è carina l'idea di come lui si immagina il lancio dei prodotti, lanciati letteralmente con un razzo. Hey Tim, how would you like to have a baby brother? No thanks, I'm enough. Risposta un po' da testa di cazzo, ma qualche volta può capitare coi bambini. Ora immagino che gli spiegheranno, lui si arrabbierà. Life was good, life was perfect. Vabbè, immagino che glielo diranno tipo il giorno dopo, comunque di lì a poco, visto che sua mamma ha già il pancione. As I drifted off to sleep, something my parents said got me thinking, where do babies come from? E ci viene piazzato in faccia un culo di neonato mentre assistiamo al sogno di Tim. Questa volta si sta immaginando che i bambini vengano prodotti da una fabbrica. Inquietante per un bambino di 7 anni, anche se non impossibile, suppongo. Però sua mamma ha già chiaramente il pancione, cioè la fabbrica. No, sentite ragazzi, questa cazzata la può credere soltanto una persona che non ha mai vissuto l'esperienza. Volete sapere quanti anni ci sono tra me e la mia sorellina più piccola? 8 più o meno. Avevo 8 anni quando è nata lei, ma avevo già visto le gravidanze delle mie cugine più piccole. Non so come voi idealizzate i bambini di 7 anni, ma vi assicuro che a 7 anni non sei così scemo e ingenuo da non capire una cosa del genere, specialmente se c'è tua mamma con una pancia così. E soprattutto i genitori di solito non sono così idioti da non dirti che cosa c'è nella pancia. Sei già abbastanza grande per capire, ovviamente non ti vengono spiegate le dinamiche di come si fa la pancia, però ti dicono qua dentro c'è il tuo fratellino. Ecco, vedete l'esempio che vi facevo prima delle situazioni non realistiche? Io sono già spiazzata.
Come faccio a rivedermi in questa situazione? L'ho vissuta, lo so che a 7 anni non sei stupido, che a 7 anni lo sai che se tua mamma ha il pancione allora vuol dire che c'è dentro un fratellino. Questa fantasia non può funzionare. Forse a 4 anni, magari, se riesci a immaginarti una fabbrica. Non dovrei pensare a queste cose guardando un film che è chiaramente di stampo comico demenziale. Però siccome è anche una commedia familiare, perché ci hanno tenuto a dire l'età di Tim? Ha rovinato tutto. Siccome immagino che questo film parli ai fratelli maggiori più che altro, o comunque descrive una situazione che a me è stata molto familiare perché mi ha riguardato in prima persona, beh, io dovrei essere presa emotivamente a questo punto dal film, ma non lo sono, non posso più dare una risposta emotiva perché mi sono trovata davanti a una situazione surreale. Lui che a 7 anni non capisce o non sa che nella pancia c'è un bimbo e sua madre non glielo dice, ma non esiste in nessun universo. Una battuta sulle balle schiacciate di un neonato. Un'altra su un plug anale con un neonato protagonista. Ok, su questa non soprassiedo. Questo film, oltretutto, ha un umorismo che funziona solo a metà, perché spesso e volentieri, tra le altre cose, è disgustoso e disturbante per nessuna ragione, se non per il fatto di essere disgustoso e disturbante. Per cui, in onore dei vecchi tempi, metterò un contabattute del cazzo e vediamo a che record si può arrivare stavolta. In a river or a Ecco, anche questa sarebbe stata carina in un altro contesto, per esempio, se il film parlasse della discriminazione di chi non si vuole omologare. Ma il film non parla di questo, è una commedia familiare, parla della gelosia fra due fratelli, ed è solo una fantasia di Tim, che prima ancora di sapere che i suoi aspettano un bambino, perché non glielo hanno detto, lo ha già differenziato da tutti gli altri e categorizzato come un cagaminchia. Già, a proposito, volete sapere perché questo film si chiama The Boss Baby? Semplicemente perché gli inglesi, quando i loro figli piccoli rompono i coglioni, dicono la famosa frase o fanno la battuta: il bambino è un boss, the baby's a boss. Perché comanda bacchetta, in teoria. Il film si basa su una battuta inglese fatta sui bambini spaccamaroni. Quindi magari, non so, ci sarebbe una vaga logica a rappresentare un bambino già così, se non fosse per il fatto che questa cosa venga dalla mente dell'unico bambino di 7 anni nell'universo a non rendersi conto che la pancia di sua madre contiene un bambino. Queste sono le cazzate che rovinano la messa in scena. Io tutto quello che dovrei dire a questo punto guardando il film è: guarda che buffo, il bambino si immagina questo, e invece sono qui a far la punta agli spilli. Il problema è che l'hanno complicata un po' troppo. Bastava togliere un livello di lettura, perché per essere il film che è, ce ne sono fin troppi. Dobbiamo tenere in considerazione che stiamo seguendo il racconto di un Timothy ormai già adulto, e quindi sono cose successe in passato. Dobbiamo tenere conto che Timothy a 7 anni aveva una fervida immaginazione, e quindi tutto quello che si vede è realistico, o comunque quasi tutto, perché il film è molto ambiguo da quel punto di vista. Inoltre dobbiamo sforzarci di capire che cosa succede davvero e che cosa invece è soltanto nella testa di Tim. E sebbene all'inizio risulti abbastanza facile fare questa distinzione, man mano che si prosegue nel film diventa sempre più impossibile capire dove si ha il limite, perché è vero che succedono delle cose assurde, quindi sarebbe facile limitarsi a dire: se succede una cosa assurda sicuramente non è vero. Ma dopo un po' anche la porzione del film che dovrebbe rappresentare quella realistica inizia ad avere delle sfumature strane e diventa indistinguibile dall'altra. Per esempio, guardate questa scena. My parents always said that I had an overactive imagination. But I clearly remember the baby was delivered in a taxi. Huh? Ecco, a parte l'ennesima inquadratura sul culo del bimbo, perché ci avete mostrato la differenza tra il mondo immaginario e quello reale, e poi in quello reale fate arrivare il baby boss? Cioè, questo dovrebbe essere il mondo assurdo di Tim. Quindi perché quando inizia a guardare la presunta realtà, suo fratello è completamente irrealistico? Capite ora cosa intendo? È impossibile distinguere in questo modo che cosa si sta immaginando lui e che cosa è vero. E se devo presumere che sia tutto fasullo, allora sto guardando una roba che non è vera neanche nel contesto del film. Sto guardando niente, in pratica. Le fantasie baccate di un bambino di 7 anni. 100 minuti di fantasie baccate di un bambino di 7 anni. Io perché cazzo ho pagato il biglietto? Tim, look who's here. I suoi hanno suonato il campanello per entrare in casa loro? O Tim si è immaginato il campanello? Boh.
so much worse than we thought. Vedete? Vedete? Perché questo me lo fanno vedere invece Baby Tramp sembra perfettamente integrato nella loro vita? Basta! I culi dei bambini non fanno ridere! I'm the only one who thinks there's something weird about this guy? Look at him! He wears a suit. I know, isn't it cute? Come sarebbe a dire lo so, non è carino? Ma loro lo vedono anche loro? Lo hanno vestito apposta così? O Tim si sta immaginando tutto e la scrittura fa semplicemente cagare? He carries a briefcase. Does no one else think that's, a little freaky? Well, you carried Lam Lam around until you were like... Continua a non capire! Cioè, una parte di me sa che non dovrei farmi queste domande e dare automaticamente per scontato che sia tutto finto, ma è questo il guaio! Se io parto sempre a prescindere dal presupposto che tutto quello che sto guardando è finto, dov'è la tensione in questa scena? Cioè, come faccio a farmi coinvolgere? So che non sta accadendo. So che probabilmente quello è soltanto un bambino normale e quindi è tutto solo dalla parte di Tim. Va bene, giochiamocela così allora! Una sera la sua mente malata e massonica lo porta alla cameretta del fratellino e si inventa che ci sia in atto una cospirazione della società inesistente Baby Corp. Che tristezza però detta così, scusate. Hands up, double baby! Fart poop duty! Avete inserito una sceneggiatura a lettura multipla e pretendete di far ridere con questo genere di battute qua? Who are you? Let's just say I'm the boss. Noto che nella sua immaginazione perversa Tim non ha idea di quale sia il nome di questo bambino, perché viene chiamato da chiunque, compresi i genitori, per tutta la durata del film con il genericissimo nome di Bebè o in alternativa Baby Boss. You're the boss of me. I am the boss of you. M2. I was here first. Avanti, avanti, provate a dirlo. Provate a dire che gli adulti che hanno fatto questa scena, che l'hanno animata, non hanno pensato dei doppi sensi. Provateci, convincetemi di questa cosa. Templeton Timothy, middle name. Wesley, mostly C's. How do you know all that? Ah, fa già schifo in seconda elementare. Magari ha dei problemi e si scoprirà più tardi nel film. E io ho fatto fino adesso delle battute inappropriate su un bambino con qualche sindrome strana. Oppure semplicemente non studia perché passa la vita a non fare un cazzo e immaginarsi cose allucinanti. Mi domando quale delle due opzioni sia quella giusta. In modo giusto un pochino disturbante, tramite un ragionamento che mi fa sospettare davvero che Tim abbia dei problemi, il mostro gli spiega che non ha speranze contro di lui perché è già troppo vecchio per piacere ai suoi e comunque non avrebbero fisicamente tempo per lui. We could share. You obviously didn't go to business school. No grazie, sto bene così. Wake up, little halflings. It's 7 a.m. What's wrong, Timothy? Has that little dwarf made you blue? Then I shall cast upon him a great curse. He shall not pass! Inutile, non mi conquistate con la battutina di Gandalf. Perhaps your parents need to be enlightened. Yeah, I need to enlighten them. With proof! Expose his dark magic! Maybe they can return him to the store and get their money back. Adesso è convinto che lo abbiano comprato? Ma si è immaginato lui l'assegnazione all'ufficio della Baby Corp? Lui si è fatto tutto il pippone mentale sul colloquio di poco prima? È lui che lo vede in abito formale con la 24 ore? Perché adesso finge di credere che lo abbiano comprato? Non ha senso! Sta già fingendo che arrivi da una cazzo di azienda! In realtà tutti lo vedono con l'abito formale la 24 ore perché questo film non è coerente con se stesso! Quante volte hanno intenzione di contraddirsi ancora? Siamo solo a 18 minuti di film! Godspeed, Tim! It's 8:45 a.m. Di nuovo, le macchinazioni infernali di Tim lo portano a fare una delle sue figure di merda. Ninja! Fairly alarmed here. Cioè, questo è un tipo di dark humor che ho visto solo in film come Sausage Party e non vi metto le clip perché non voglio vedermi censurato il video. Solo che quello lì era un film in cui questo genere di cose funzionavano perché lo scopo era proprio quello di sconvolgere l'audience, di fare della critica. Ma in un film come Baby Boss non se ne sente il bisogno perché
Perché no? Perché non vogliono dire niente. Qui siamo passati da fart poop duty a questo. E le battute sulla bava fanno schifo, mi dispiace. It's a play date. Questi fanno una festicciola con dei bambini così piccoli da non rendersi nemmeno conto di essere al mondo alle 8.45 di mattina. Ma in che universo parallelo ci troviamo? Poi tra l'altro mentre hanno un figlio in età scolare che si suppone conosca a sua volta bambini della sua età, troverei più sensato che ci fosse una festicciola di compagni di classe di Tim. Mi sembra davvero strano vedere dei raduni di bambini così piccoli. Io non so. La trama sta proseguendo, ma io mi sono già persa. Se questa recensione vi sembra un casino è perché è un casino anche il film. È davvero difficile da descrivere perché sta accadendo esattamente quello che vi sto descrivendo. E sì, anche mentre lo si guarda non c'è una sensazione di successione logica degli eventi. È strano, punto e basta. Arriva questo bambino, succedono cose allucinanti, come per esempio il fatto che i bambini si mettano a fare un meeting e grazie a questo evento scopriamo che sono tutti figli dei dipendenti della Puppy Co. come genitori di Tim. Your parents all work for Puppy Co. In pratica questi due cerebrolesi hanno fatto una festicciola con i bambini neonati figli dei loro colleghi. Cioè, questi pupi sembrano avere tutti la stessa età, ok? Sembrano tutti dei neonati, mese più, mese meno. Non so se chi ha fatto questo film bacato ci abbia riflettuto, però di solito quando si fa una festicciola di bambini tutti della stessa età è perché frequentano tutti lo stesso anno o della scuola oppure del catechismo, o se sono più grandicelli magari frequentano una palestra, il corso di nuoto. Di solito comunque l'occasione più eclatante è un raduno di bambini dell'asilo nido tutti della stessa classe o comunque di una classe più avanzata. No, invece questi si radunano perché sono tutti figli dei colleghi dei loro genitori. Io non so quanti lavorino al settore marketing della Puppy Co, però c'è stato l'effetto villaggio dei dannati, che nell'ultimo anno sono nati 800 bambini tutti più o meno della stessa età. Cioè, e se sono semplicemente figli dei colleghi dei suoi, questo significa che ben 4 coppie di dipendenti nel settore marketing hanno avuto tutti questi bambini nello stesso momento. A parte questo, chissà come si è divertito il direttore a distribuire le ferie per maternità. Il baby boss ha un problema, o meglio, Tim si immagina che il baby boss abbia un problema. Che tristezza. Non potevate fare come in Toy Story e prendere una strada precisa? E il problema del baby boss è che i bambini non sono più abbastanza amati come un tempo. Ok. Ed è preoccupato perché Francis, il direttore della Puppy Co. e capo di tutti i loro genitori, vuole lanciare un nuovo tipo di cucciolo più adorabile degli altri. Ok? E se questo cucciolo sarà carino come si teme, la concorrenza, cioè il mercato dei bambini, verrà schiacciato. Ok? You see, babies aren't getting as much love as we used to. What are we going to do? My job is to find out exactly what that new puppy is so that Baby Co. can stop it. This is war. Puppies are winning and babies are losing. And if this new puppy is as cute as we fear, it could put the baby business out of business, baby. No, capisco le fantasie sul bambino che ti frega la famiglia. Può anche starci, è un po' strano, ma può starci. Ma perché questo cucciolo di petauro adesso se la prende coi cani? Non ha alcun senso questo sviluppo. Voglio dire, a parte un paio di battute rapide in giro per il film, fino ad ora ci è stato fatto capire che il lavoro dei genitori non è una questione invadente nella vita di Tim. Anzi, sembra che abbia una sua visione piuttosto figa del lavoro dei genitori. Ma poi, cosa vuol dire che i cani stanno prendendo l'amore che spetta ai bambini? Anche nella finzione, anche ponendo che questo è un film demenziale e che questa è tutta l'immaginazione malata di un ragazzino di 7 anni, in quale universo orribile l'amore che prova un genitore per suo figlio è paragonabile a quello verso un cane? Cioè, ci saranno pure le persone di merda nel mondo, posso capire, e ci sono anche quelli che preferiscono, magari per motivi loro, non avere figli e piuttosto vogliono prendersi un cane perché non vogliono impegni, ok? Ma non è che sono la maggior parte, è una scelta molto individuale. Di solito chi vuole fare un figlio, conseguentemente, mette sempre prima il figlio del proprio cane, per quanto carino il cane sia. A human heart has only so much room for love and affection. When a baby moves in, the dog moves out.
Ripeto, lo so che è finto, lo so che dovrebbe far ridere, ma segue una logica talmente strana e malata che non riesco a capire cosa ci dovrebbe essere di divertente in una visione del mondo del genere. Anche perché il ragazzino non ha neanche un cane, quindi se lui non ha il cane e il lavoro dei genitori non è un problema, questa cosa da dove cicciata fuori? Mi sembra anche un discorso abbastanza fraintendibile, perché voglio dire, ancora oggi ci sono persone di merda che aprono pagine Facebook atroci che incitano all'odio e al maltrattamento sugli animali. Il mio ex datore di lavoro si vantava di picchiare i cani. In un mondo del genere, io lo so che l'intento del film non è quello, lo so che in teoria dovrebbe essere semplicemente una battuta innocente, ma non mi sembra il caso di andare in quella direzione lì. Diciamo che è una brutta idea per una gag in un film del genere. Oh, it's like they're having their own little meeting. Now who wants dessert? Dopo un bel barbecue alle 8:30 di mattina, come si fa a non concludere con un bel dolce? Tim si immagina di registrare il baby boss che parla e tenta di portare la cassetta ai suoi genitori, ma la gang del toporagno gli impedisce di raggiungere il suo obiettivo. E niente, pippe mentali, pippe mentali, pippe mentali, non sta accadendo nulla di tutto questo. Oh, look, the kids are finally getting along. That's nice. Ed effettivamente stanno giocando assieme! E siamo sempre al problema di poco fa! Se sappiamo che è tutto finto, tutto quello che stiamo vedendo, scene d'azione, tensione fra i personaggi, non esiste! Perché non sta accadendo nulla in realtà nel film! E c'è anche un'altra clausola, perché se effettivamente tutto questo, come in effetti hanno dimostrato, non esiste, non sta accadendo davvero, stanno davvero giocando fra di loro, non c'è neanche il conflitto fra i due, perché stanno giocando, quindi dov'è questa gelosia del nuovo arrivato? Sapete il punto attorno al quale dovrebbe ruotare tutto il film? Tim non dovrebbe essere geloso del baby boss? Sembra che ci vada molto d'accordo invece. Tanto d'accordo da far finta di partecipare ad una scena d'azione con lui. Who wants cheese sticks? Ma mi state prendendo per il culo! Decidetevi, cazzo! È reale o non è reale quello che stiamo vedendo? Perché poco fa mi sembrava molto chiaro che non lo fosse! Adesso invece è quasi inquietantemente certo che lo sia! Perché? Come hanno fatto a finire così se prima stavano semplicemente giocando con le macchinine? Switchano tutti in un'altra galassia quando stanno a contatto col baby boss? Che succede? Ci sono forse due linee temporali accavallate? Ma soprattutto McCullers, in quale dei suoi orripilanti orifizi ha infilato la penna per scrivere queste stronzate? Sempre giocando, anche se a questo punto non ne sono più tanto sicura e sono anche piuttosto confusa, Baby Boss minaccia di strappare il pupazzo di Tim se non gli consegna la cassetta. Ma il pupazzo si rompe comunque! Templeton! Templeton, let's be reasonable. We can be reasonable, right? What are you doing? You've been asking for this since you got here! We can talk about this over a juice box! Time for juice boxes is over! Say bye-bye, baby! You're fired! Tim, what are you doing? Nothing. My proof! Timothy Leslie Templeton! We are very disappointed in you. We need a timeout. You're grounded. Yes. For three... ever! No, non lo dovete mandare in castigo. Per casi del genere ci vogliono nell'ordine il carcere minorile, uno psichiatra specializzato e un bravo pedagogo. Perché questa testa di cazzo stava per ammazzare il suo fratellino perché gli ha rotto il pupazzo. Tim vive la punizione nella sua fantasia esattamente come una reclusione in carcere. Aggiungerei meno male e ben gli sta. Arriva il baby boss e torniamo nel mondo vero, perché ormai abbiamo stabilito che in effetti il baby boss è davvero un fottuto baby boss. E quindi queste scene non hanno senso. Davvero, è veramente destabilizzante il fatto che si veda che il baby boss non fa parte delle sue fantasie. Sembra quasi che siano i genitori a vedere le cose in modo sbagliato e che invece tutta la questione del boss e della Puppy Co. e della Baby Corp siano vere. A meno che questo non sia un ulteriore livello di lettura del film. E questa gag ne è tristemente la prova. Stop it! It's my song, not yours! My parents wrote it just for me! Your parents aren't Lennon and McCartney. No, you don't even know their names! You're just trying to steal them from me! You stole everything! Se considero che tutto questo sia una sua fantasia, allora lui sa benissimo che Lennon e McCartney siano gli effettivi compositori della canzone. Quindi lascia non far ridere, perché sta semplicemente mimando un'ignoranza che in realtà lui non ha. Se invece devo presupporre che tutto quello che sta accadendo
stia accadendo veramente e che veramente il Baby Boss abbia giocato su una sua ignoranza dicendo i nomi degli effettivi compositori e che Tim non l'abbia capita perché è soltanto un bambino, allora devo supporre che la Baby Corp esista, che il Baby Boss sia davvero un Baby Boss, e allora non stiamo più parlando di una situazione di gelosia nei confronti di un nuovo arrivato, perché il pericolo reale, effettivamente lui si è davvero insediato in una famiglia che non gli apparteneva per fare gli stracazzacci suoi. Quindi Tim ha tutte le sue ragioni per comportarsi così, non c'è niente di sbagliato e non è gelosia, e quindi il film va puttane. Significa inoltre che in realtà l'utero di sua madre contenga la Baby Corp, che i suoi sono dei rincoglioniti e che loro devono davvero far la guerra dei cani. Well, the truth is, I'm no ordinary baby. Well, no kidding. I'm on a mission from above. Are you the baby Jesus? Yes, I'm the baby Jesus. Idem come sopra. Per quanto riguarda questa battuta, vale lo stesso che ho spiegato prima per la battuta di Lennon e McCartney? What do you want me to do with that? I want you to suck it. You suck it. No, it's for you to suck. Ugh, I'm not sucking that. Suck it. I don't know where it's been. Basta! Questo continuo doppio senso è inquietante da far schifo. Don't you want to know where babies really come from? Come on, faster! Oh! Se questa è tutta una fantasia di Tim, io non voglio sapere cosa sta succedendo in realtà. Succhiare più forte trasporta le loro menti nella fabbrica dei bambini. So this is where babies come from? Where'd you think? The cabbage patch? No, my parents told me that. What? Ah, oh, no. It's disgusting. Yeah, it didn't sound right to me either. Allora lo sa! Glielo hanno detto! Ma allora io che cazzo sto guardando? Le fantasie di un bambino traumatizzato che si rifiuta di accettare la realtà? Something my parents said got me thinking. Where do babies come from? Lo sai da dove vengono? Perché te lo stai chiedendo? Te lo hanno detto dopo che è nato? Perché in tutto questo marasma di cazzate non ci sono stati nemmeno 5 secondi di scena in cui si faceva intendere ciò. Questo film si sta contraddicendo ripetutamente e comincio davvero a non capirci più una mazza. Non riesco a godermelo a cuor leggero. Devo mandare in vacanza tutti i neuroni per farlo. E l'ultima volta che l'ho fatto si sono ribellati, hanno fondato un sindacato e... questo film mi sta facendo male.